Dalla Val d'Aosta a Santa Maria di Leuca, oggi si parla della possibilità di allungare il percorso della Via Francigena. Un incontro e un dibattito aperto qui nel santuario di Leuca, dove le appartenenze politiche cedono il posto al valore della comunità. Assolutamente sì, al valore della comunità, alla valorizzazione del territorio e soprattutto mettendo al centro la persona. Noi abbiamo bisogno di recuperare una nuova idea di modello di sviluppo, di turismo, un'idea di fruizione del territorio e delle bellezze che abbiamo. Stiamo lavorando da subito anche con le altre regioni a perfezionare l'accoglienza, quindi georeferenziazione dei tracciati in maniera tale da dare chiarezza al camminatore del percorso che dovrà fare, che renderà possibile per lui anche essere più consapevole dei luoghi che incontra, delle basiliche, delle chiese, delle attività fatte lungo il percorso. In secondo luogo, costituire tutta l'attività dell'accoglienza con le strutture ricettive a basso costo, ma comunque dotate dei comfort che servono per alleviare il viaggio più lungo del camminatore. E poi l'attività con le associazioni culturali, con la Chiesa, per arricchire di valori quel cammino, perché non sia semplicemente una vacanza, ma sia piuttosto invece una riflessione, un momento veramente importante dal punto di vista culturale. È simbolica, è piena di fede. D'altra parte, un cammino come questo, che nasce da un cammino di fede, non può che arrivare a Leuca. La dimostrazione è l'incontro di questa sera, perché ci dà la possibilità, attraverso le forme identitarie, i percorsi culturali, il percorso in modo particolare di fede, l'incrocio tra le persone. Il confine, che questo è il confine verso, diciamo, dell'Europa, verso il Mediterraneo. Insomma, ci sono tutti quegli elementi naturali, che sono stati condivisi da un sistema, dalla Chiesa locale, dalle associazioni e dalle istituzioni. Penso che il passaggio che abbiamo fatto sarà fondamentale perché la Via Francigena, arrivi fino all'Euca. Credo che Leuca abbia diritto ad avere la Via Francigena, perché diciamo, diceva Sua Eccellenza prima, è veramente un ponte con il mondo, con l'Europa, che confina, diciamo, con il mare, si può dire, ma confina proprio con l'est, con i nostri paesi orientali, con l'Africa e con anche, diciamo, la Sicilia, in poche parole, no? Quindi è un punto di osservazione incredibile e un punto anche di partenza per andare a Gerusalemme.